una promozione e quindi siamo passate da normali liceali barra spie a normali liceali barra super spie. Il nostro addestramento si doveva tenere in un posto lussuosissimo e super top secret. Fantastico, no? Sbagliato. A parte l'incontro con uno splendido collega di nome Dean e le lezioni con gli istruttori della UP, quell'esperienza è totalmente da dimenticare. Abbiamo subito degli attacchi ripetuti e il nostro ospite Terence si è rivelato un malvagio di prima categoria. Ha rinchiuso il povero Dean in una gabbia gelatinosa e poi ci ha chiesto di eliminare Jerry e di recuperare una specie di microchip che terrebbe nascosto nel suo corpo. Non posso pensarci. Che si crede di essere? Terence il Terribile. Inserisco il pilota automatico. Tenetevi pronti a lanciarvi. Ci siete? Al mio tre saltiamo. Aspetta, saltiamo verso l'alto o verso il basso? Alto. Ah, lascia perdere, lanciati e basta. Salvataggio! Per un momento ho pensato di dover chiedere il pensionamento anticipato. Non siamo ancora al sicuro. Andiamo insieme, Alex. Grazie per il passaggio. È stato bello. Bello un corno. Ci vorrà una settimana di massaggi per rimettere in sesto la mia cervicale. Adesso, ragazze, basta con le chiacchiere. Se vogliamo trovare Jerry e salvare Dean, ci serve immediatamente un piano. Non sarà semplice architettare un piano con quel Terence che osserva ogni nostra mossa. L'unico nome che voglio sentir pronunciare è quello di Jerry e della sua prossima sconfitta. Perciò vi prego, signorine. Basta con le chiacchiere, mettetevi subito al lavoro. Se non fate quello che vi ho ordinato, sarò costretto ad iniziare il processo di eliminazione del vostro amico D. Aiutatemi. Possiamo scordarci l'idea di elaborare un piano. A proposito di spazzatura, venite. Ferme, dove andate? A Terence non sono mai piaciute le sorprese. Hai scelto un ottimo nascondiglio, Sam. È un ottimo nascondiglio se non hai il senso dell'olfatto. Mi dispiace, però ha mali estremi e estremi rimedi. Bisogna trovare un modo per toglierci dai piedi, Terence. Se avessimo dei supporti utili al posto di questi insulsiologrammi, potremmo pensare a un contrattacco. Forse non sono tanto inutili. Potremmo proiettare la nostra immagine e così far credere a Terry che stiamo cercando Jerry, mentre noi tre nel frattempo andremo a cercare Jerry per dirgli quello che intende fare Terry. Proprio così. Me lo potreste ripetere? È il trucco della finta esca. Fidati, Alex, è davvero geniale. Se è così, non posso che essere d'accordo con voi. Proiezioni di ologrammi in arrivo, amiche. Clover, Alex e Sam, vi presento Clover, Alex e Sam. Chi l'avrebbe detto? Da ologramma sono ancora più carini. Vorrei essere anch'io. Che cosa ti prende, Sam? Guarda, sono così... Ma dai, da quando ti interessa il tuo aspetto? Da questo momento mi sembro così insignificante. Non mi sembra il caso di pensare al proprio fascino. Dobbiamo bloccare tutti i programmi di Terence. Te lo sei scordato, Sam. È vero. E io credo di avere una bella idea. Andiamo. Avanti, togliete di mezzo quegli ombrelli. Terence sta cercando di rintracciare le sue spie. Sì, è ovvio. Eccole laggiù. Pazienza, Terence, o rovinerai tutto. No, troppo tradizionale. No, troppo pacchiano. Ehi, guardate, c'è Jerry! Prende
siete, il portafoglio è nella mia tasca! Ottimo, voi conoscete Clover! Clover? Ragazzi, voi che ci fate qui? Per quale ragione non siete alla WUP a fare addestramento? Se state andando in giro a fare shopping, giuro che vi licenzio. Ah, a noi sta bene, visto che finora la nostra promozione è stata un disastro su tutta la linea, e non scherzo. Jerry, c'è qualcosa di sospetto. Il centro di addestramento è diventato un vero luogo di tortura e hanno anche rinchiuso il povero Dean in una cella. E quel pazzoide di Terence, che si doveva occupare di noi, ci sta costringendo a occuparci di te. E con occuparsi di te intende dire eliminarti. Terence, mi sembra quasi impossibile. Questo vuol dire che tu lo conosci. Beh, posso dire che lui appartiene al mio passato. Sara, ma questa persona del passato non vuole che tu abbia un presente, ma vuole che prendiamo un microchip che tu hai addosso. La cosa è seria. Propongo di andare immediatamente a casa mia. Siete comode, ragazze? Siamo praticamente incastrate. Scusate per il disordine, ma non pensavo di avere delle visite. Audiocassette? Neon! Wow, Jerry, questo sembra un museo degli anni Ottanta! Un esperto di tecnologia che abita in una casa del secolo scorso! A proposito del passato, chi sono questi due bambini? Siamo io e mio fratello gemello. Eh? Ci picchia! Ho la faccia dei segreti! Già, e da quando tu hai un fratello gemello? Dalla nascita, no? Questo... Adesso basta con le chiacchiere. Dobbiamo metterci al lavoro. L'unica speranza che abbiamo è di far credere a Terry che mi avete eliminato inscenando un attacco convincente contro di me, il che richiede notevoli doti di recitazione da parte vostra. Caspita! Un corso di yoga? Ma sì, certo. Bla bla bla, piantatela di cianciare, sbrigatevi altrimenti perdo la pazienza. Direi che è un piano infallibile. Sono d'accordo, ma quando fingeremo di buttarti giù dal ponte dovremo spingerti davvero. Mi legherò un elastico da bungee jumping alla caviglia e per quanto riguarda il microchip da dare a Terry, oh! Oh, che impressione. Sostituirò il vero chip con un altro falso. Ecco, guardate. E perché? Ci vuoi spiegare a che cosa ti serve quel chip? Beh, avremo tempo per le spiegazioni più tardi, almeno spero. Ricorda di strapparmi il chip durante lo scontro. Ne sarò onorata. E di dare a Terence il chip falso quando rientrate al centro. E quando ci rivedremo, Jerry? Vi raggiungo io al centro, dove sconfiggeremo Terence e libereremo Dean. Perfetto, Jerry. Andiamo, spiega. Non senza supporti, ragazze. Del frigo ben fornito. Ecco, la lacca spara molecole. Avevo proprio voglia di cambiare acconciatura. Io non la metterei vicino alla testa, visto che non cambia soltanto la pettinatura. E questo è un cicalino per le emergenze. E perché lo dai a me? Cellulare con antenna a trapano. Oh, caspita! Oh, hai come funge! Meglio togliere l'antenna prima di metterlo in tasca. E per me, ferma cravatte con laser. E i cifri, ne tengo sempre qualcuno in casa. Perfetto! Finalmente sarò un po' meno insignificante. Allora, sai che sembri una cubista? Ha ragione. Ora andiamo prima che Terence scopra gli ologrammi. Adesso ho capito il trucco. Di certo vogliono farmi perdere la pazienza. Forse vi interessa sapere che sto per sbarazzarmi del vostro amico Dean. A volte è bello non truccarsi per niente, svegliarsi e mettersi una comoda tuta. Addio, ho lo spie insignificanti. Sono tornate le vere spie. Su, diamoci da fare, amiche. Era ora che si dessero una mossa. È una giornata ideale per fare una bella passeggiata. Ne avevo visti tanti di nei finti, ma le finte voglie mi mancavano.
Alex, che significa tutto questo? Per te, guai seri, amico. Che cosa hai detto, scusa? Scusami, Jerry, ma non ho scelta. Il microchip viene con me, tu invece farai una brutta fine. E guarda che non sto scherzando. Alex, non puoi fargli questo. Mi dispiace per te, ma ne ho tutte le intenzioni. Facciamo sul serio, vedo. Non male per un vecchietto, ma non è sufficiente per riuscire a battermi. Beh, sono stato un ottimo maestro. Mi dispiace, professore, ma la scuola è finita. Soltanto quando sarò io a decidere. Puoi andare, la lezione è finita. Non si è tutto sudato. Lo sapevo, lo sapevo. Ehi, la mia moto! Era ora che ci fosse un inseguimento interessante. Sono libero! Ciao, sei libero di cadere. Ci è mancato poco. E non è ancora finita. Scusa, Jerry, la tua gita è terminata. Non perdere altro tempo, salta a bordo. Dovrai passare sul mio corpo prima. Che cosa avrà Jerry da sorridere? Non sei riuscita a sbarazzarti di lui. A questo punto Terence sta perdendo la calma. Fidati, ragazzina, posso assicurarti che vedermi infuriato non è per niente uno spettacolo piacevole. Avanti, inseguitelo, spie! Avete avuto un addestramento eccellente! Andiamo, concludiamo la missione. No, vi prego, non avvicinatevi! Fa parte del suo piano, ragazzi. Io credo proprio di no, Alex. Vado un po' più vicino. No! Dov'è Jerry? Non lo vedo più. Sembra che sia scomparso. Non era nel piano. Complimenti, siete state brave, spie. Anzi, mi correggo, super spie. Finalmente, dopo tantissimi anni di attesa, Terence è riuscito a ottenere la sua vendetta. Ed è una sensazione meravigliosa. Ci vediamo al centro di addestramento e mi raccomando, non dimenticatevi il microchip. Non riesco a credere che Jerry non ci sia più. Non capisco cosa sia successo. Aveva detto che avrebbe usato l'elastico. Devo ammettere che tante volte non riuscivo proprio a sopportarlo. Ma ero molto affezionata a Jerry. Forse Jerry che tutto fino all'anno. E ora che si fa? Quello che Jerry avrebbe voluto che facessimo. Finiamo il lavoro. Hai ragione, Sam. Dean è ancora prigioniero di Terry. E quel pazzo furioso merita una bella lezione. Certe cose non si possono perdonare. Dobbiamo vendicare il nostro Jerry. Giusto. Faremo pentire Terry. Non ha alcuna via di scampo. Thank you.
Ok, mettiamoci d'accordo sul piano. La strategia migliore per sconfiggere Terence è far uscire Dean dalla gabbia e sfruttare le sue capacità. Non ci rimane alternativa. Non sembra difficile. Dobbiamo solo riuscire a intrufolarci lì dentro. E voilà, c'è un accesso segreto. Entrare lì dentro? Stai scherzando? Sempre meglio dei rifiuti di prima. Sì, hai ragione. Su, andiamo. Useremo il cellulare sonar. Ritiro quello che ho detto. Il camion della spazzatura era molto più pulito. Come facciamo a sapere quando siamo sotto il centro? Sul sonar dovrebbe comparire un segnale identico a quello che vedi. Ok, è il momento di liberare Dean. Forza! Bene, vado col tracker. Guardate, è Dean! Poverino, non ha un bell'aspetto. Deve sentirsi davvero male. Di solito è uno schianto. Andiamo, facciamolo uscire di lì. Muoviamoci. Non possiamo. Se andiamo più vicino, verrà stritolato. Lasciate fare a me. Questa lacca separa molecole. Non sarà molto efficace sui capelli, ma ha altre ottime qualità. Hai getto troppo forte. Ma Jerry, non so che la lacca per i capelli deve avere un vaporizzatore ultrapotente. Ma deve esserci un modo per potenziare il getto. C'è, ma potrebbe essere pericoloso. Propongo di scordarci per un attimo il caro vecchio slogan: la sicurezza prima di tutto. Concordo. Però è bene che voi non lo facciate a casa. Ce l'abbiamo fatta! Dean, svegliati! Mi senti? Sono io, Clover! Sei soltanto un manichino! Smettila, Clover! Ti sembra il momento di scherzare? Non sto scherzando, è un manichino! Ci hanno preso in giro, Alex! Cos'è successo al Dean in carne e ossa? Domanda molto pertinente. Terence! Finalmente ci si rivede, ragazzi. Forse è meglio andare via. Questo è quello che si definisce un tentativo poco felice. Dovreste vedere la faccia che avete appena fatto, super spie. Davvero impagabile. Sarai tu a pagare per tutto quello che hai fatto, Terence, te lo assicuro. Sì, Dean verrà a salvarci, vedrai. Dean non mi farebbe mai del male. Sì, hai ragione, Terry. Non ci riuscirei mai. Un'ottima decisione, oh mio prediletto. Per caso vi avevo informato che Dean è già una super spia? No, non ti credo. È una cosa impossibile. Vi sbagliate. Vi assicuro che è la verità. E vi confesso che è molto più divertente lavorare per i cattivi che non per i buoni. E pensare che ti trovavo fantastico. Ma quale super spia? Sei un traditore. Mi hai veramente deluso. Non dovete biasimarlo. È stato lui che mi ha permesso di infiltrarmi nel progetto delle spie droidi. E questo microchip è la chiave che ci permetterà di accedere al progetto. E allora non ci interessa un bel niente del tuo sciocco progetto. Di certo cambierete idea non appena vedrete quanto è deliziosamente malvagio. Scusaci tanto, ma a noi malvagi non piacciono. E allora perché vi siete schierate dalla parte di quel traditore di Jerry per tutti questi anni? Non provare a parlare male di Jerry, lui era il migliore. Sì, esatto, e non si meritava una fine così terribile. Silenzio! Il vostro Jerry ha avuto quello che si meritava. Il mio primo rimpianto è di non aver assistito personalmente alla sua sofferenza. E il mio secondo rimpianto è quello di essere costretto a sbarazzarmi di tre spie giovani e preparate come voi. Due rimpianti in un giorno sono troppi. Che cosa ne diresti se li mandassimo più tardi il secondo rimpianto? Già, è un peccato perdere delle spie dotate di tale grinta e classe. E mi riferisco soprattutto a te, Sam. Cosa davvero? Dici che non sono insignificante? Ah, sta zitta! Per niente, i tuoi capelli rossi e selvaggi sono adorabili. Caspita, grazie del pensiero. No, non credo che sia il caso di ringraziare Terence per quello che sta per farti, mia cara. Siamo di nuovo nella sala da ballo virtuale. Qui si mette male. Puoi dirlo forte? Ho un ricordo terribile di questo posto. Forza, ragazzi. Solo perché l'ultima volta ci è crollata addosso la stanza, non è detto che porti male, giusto? Addio, fanciulle. Per quanto sia difficile crederlo, mi spiace che non abbiamo avuto modo di conoscerci meglio. A me non dispiace per niente. Vi auguro un cattivo atterraggio, spie. Un cattivo atterraggio? Che